Ciao a tutti, le tre non è ancora incominciato, ma EveryEye.it ha già messo le mani su The Crew, l'open world driving game ad opera di Auri Tower in collaborazione con Reflection. Ci spiega tutto il produttore di Reflections. Hi, my name is Pete Young. Salve, sono Pete Young, Production Director presso Ubisoft Reflections, team che sta lavorando con Ivory Tower allo sviluppo di The Crew. The Crew è una nuova tipologia di driving game in arrivo nel corso del 2014 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Possiamo dividere le caratteristiche principali del gioco in tre tipologie diverse, altamente innovative. In primis, l'ambiente di gioco. Per la prima volta abbiamo a disposizione gli interi Stati Uniti, per una varietà davvero mai sperimentata prima d'ora. Il giocatore potrà quindi passare dalle strade affollate di New York alle pianure del Midwest, alle montagne, attraversando liberamente il paese da costa a costa e da città a città, sperimentando tutto quello che c'è in mezzo senza limitazioni o soluzioni di continuità, lasciando quindi la massima libertà di approccio a chi controlla il gamepad. Il secondo punto fondamentale è la customizzazione dei veicoli, portata ad un livello superiore con elementi tipici da RPG. A seconda dei terreni che stiamo per affrontare, possiamo liberamente scegliere come personalizzare il nostro bolide, agendo sui parametri più disparati che interverranno tanto sull'estetica del mezzo quanto sulle performance e sull'handling, in modo da rendere ogni vettura in linea con il nostro stile di guida. Il terzo elemento è il cuore spiccatamente multiplayer della struttura di gioco. Partendo dal presupposto che ogni missione presente è affrontabile sia in maniera cooperativa che competitiva, l'interfaccia consente di invitare amici o altri giocatori in tempo reale e in maniera assolutamente agevole. The Crew è dunque un open world driving game pensato per le piattaforme di prossima generazione, che permette di giocare finalmente come si vuole, dove si vuole e con chi si desidera, come mai era stato fatto in passato. That's the crew.